Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi dei miei libri top dell'anno, quindi i libri che mi sono piaciuti di più, che ho letto quest'anno, quindi non necessariamente pubblicati nel 2018, e le delusioni che mi hanno fatta rimanere un tantino. Non sono necessariamente libri brutti, ma libri magari da cui mi aspettavo qualcosa di più. Una lettura che ho fatto quest'estate, che mi ha piacevolmente sorpresa, è Il sognatore di Lainey Taylor, edito da Fazzi. È un fantasy strepitoso di cui avrete sicuramente sentito parlare in lungo e in largo, quindi non sto a dilungarmi troppo. Quello che mi ha colpita di questo romanzo è che è sì una storia fantastica, ma che riesce a toccare tanti temi attuali. Si parla infatti di diversità, di accettazione, di violenza. Si fa riferimento a un periodo abbastanza buio di una città in particolare della storia, in cui la popolazione era spaventatissima da delle divinità che rapivano le persone, le usavano come schiavi, le usavano per generare una prole e chissà che altre cose, vivevano veramente nel terrore. Si parla anche di guerra, ma si parla anche di primi amori, di amicizia, e il protagonista in particolare è un personaggio che ho apprezzato tanto perché è un ragazzo molto semplice, che non ha mai avuto una famiglia, è stato cresciuto dai monaci inizialmente per poi crescere invece in una vera e propria biblioteca e diventare quindi un bibliotecario, perché è sempre rimasto affascinato dalle storie. La sua voglia di viaggiare con la mente, la sua curiosità, la voglia di conoscere sempre qualcosa di nuovo mi ha affascinata veramente tanto. Nonostante sia una persona semplice, senza niente, ha invece una fantasia e un mondo dentro sé immensi. Al di là quindi dell'aspetto, diciamo, di intrattenimento, del mondo magico, di queste divinità misteriose, l'ho trovata una storia che fa riflettere tanto su questi temi e che è in grado, secondo me, di valorizzare la diversità e spinge verso l'essere più aperti a qualcosa di nuovo, a qualcosa che è bello nonostante sia diverso da noi e che anzi probabilmente è bello proprio perché non è come noi. Prossimo libro della lista, First Class Murder di Robin Stevens. In italiano è Assassino in prima classe, se non sbaglio, edito da Mondadori. Questo è il terzo libro della serie Miss Detective di Robin Stevens, una serie di libri crime per ragazzi. Nonostante sia il terzo libro, la storia è più o meno a sé. I personaggi sono sempre gli stessi comunque in questa serie. Le protagoniste sono due ragazze che hanno una società investigativa segreta e si mettono a indagare sui vari casi che capitano loro. In questo romanzo in particolare una persona viene ritrovata morta sull'Oriente Express, il treno che stanno prendendo durante le vacanze. Questo libro l'ho adorato tantissimo perché secondo me è un elogio alla letteratura di Agatha Christie. Robin Stevens non nasconde che si ispira tanto ad Agatha Christie, che rilegge spesso anche i romanzi con Poirot, e questo è un omaggio secondo me molto bello ad Assassino sull'Oriente Express. Ci sono secondo me molte affinità, non tanto con quel romanzo ma con i meccanismi della Christie. Io, da amante di questa scrittrice, ho apprezzato tantissimo i piccoli riferimenti, i piccoli tocchi e similitudini, e secondo me il caso è stato emozionante, soprattutto se pensate che è un libro destinato ad un pubblico molto molto giovane. Secondo me la sua serie di libri diventa sempre più interessante, non soltanto per i casi ma anche per lo sviluppo dei suoi protagonisti, in particolare di queste due ragazze, che man mano che andiamo avanti crescono, cresce anche il loro rapporto di amicizia. A proposito di gialli di Agatha Christie, non posso non citarvi anche Tokyo Express di Matsumoto Seicho. Edito da Delphi, è un giallo
molto in stile Agatha Christie, l'ho apprezzato veramente tanto per questo. Vengono ritrovati due cadaveri e si pensa subito ad un delitto passionale, ovvero uno dei due ha ucciso l'altro per poi suicidarsi. Semplice, è fatta. In realtà no, perché a due poliziotti sorge qualche dubbio, non quadra tutto e quindi iniziano a indagare sulla vita di queste due persone. Ed è un'indagine abbastanza complicata che ha a che fare molto con i treni, infatti si occuperanno di indagare tutte le varie tratte dei treni, gli orari, le coincidenze, eccetera. Perché in Giappone, a differenza che qua, i treni sono sempre in super orario. Tra l'altro ho letto proprio ieri un articolo in cui si diceva che il ritardo medio dei treni calcolato è stato di una ventina di secondi, 20-30 secondi. Pensate un po', quindi era calcolabile al millesimo l'alibi e l'opportunità, insomma, di commettere questo crimine. Tra l'altro, alla fine del libro c'è anche una piccola cartina col percorso, non dei treni, però sono citate le città a cui si fa riferimento nella storia, quindi è anche possibile seguire un po' questo viaggio per il Giappone. Una lettura davvero molto bella che mi ha permesso di scoprire un nuovo autore giapponese che non vedo l'ora di approfondire. E sempre a proposito di Giappone, questo è stato l'anno delle letture a tema Giappone che mi sono piaciute particolarmente. Hiro Hiro di Giorgia Mitrano. È stato un regalo e ho adorato ogni parola di quel libro. Giorgia Mitrano, per chi non lo conoscesse, ha tradotto i libri di Banana Yoshimoto, ha tradotto Murakami, insegna all'università, ha vissuto e lavorato anche in Giappone, quindi sa, conosce il Giappone, cerca di raccontarlo attraverso alcune tematiche o elementi distintivi di questo paese, come ad esempio la scrittura, la cerimonia del tè, le stagioni, le contraddizioni e così via. L'ho trovato veramente sublime, sia perché tocca comunque tematiche e argomenti propri del Giappone, sia perché traspare tantissimo l'adorazione che ha questa persona per un paese come il Giappone. Spesso per noi occidentali è difficile capire tutto del Giappone, essere in sintonia con lo stile di vita, le dinamiche del lavoro e della società in generale. Ho apprezzato molto che mettesse la sua esperienza, il suo punto di vista per raccontarci il Giappone, perché questo ha reso il romanzo ancora più speciale, secondo me. È la lettura perfetta se volete scoprire qualcosa di più su questo paese, se volete viaggiare lontano da qua in un mondo completamente diverso. È un ottimo libro di approfondimento, secondo me. Veramente non smetterò mai di consigliarvelo. L'ultimo libro top, secondo me, quest'anno che ho letto è Anna Edesh di Dejo Costolani. Edito da Anfora, è un libro stupendo. Edito da Edizioni Anfora, è un romanzo che mi ha colpita tanto. Non conoscevo quest'autore ungherese, quindi non smetterò mai di ringraziare Anfora per farmi approfondire sempre più autori ungheresi. La storia è ambientata in un periodo particolare in Ungheria, fatto di cambiamenti ma anche di abbastanza confusione. Un periodo fra le due guerre, c'erano un po' di assestamenti anche politici, quindi una situazione che non conoscevo particolarmente, che mi è piaciuta ritrovare in questo libro, che segue le vicende di una comunissima cameriera domestica, Anna Edesh. Viene chiamata a servizio presso una famiglia di Budapest. La donna in particolare era sconvolta perché non riusciva assolutamente a trovare una cameriera come diceva lei. Finalmente trova Anna Edesh, ma le cose prenderanno una piega un po' cupa e inaspettata. E sono rimasta sconvolta in positivo da questo, perché all'inizio parte come una storia abbastanza familiare. Scopriamo un po' di più della Budapest di quei tempi, le cose che venivano ritenute importanti dalle famiglie, le dinamiche fra i parenti, i rapporti con la servitù, ma si indaga anche l'aspetto psicologico di questi personaggi. C'è un approfondimento che mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto per quanto riguarda le figure femminili.
forse qualcosa che non mi aspettavo in questo romanzo e quindi ho apprezzato maggiormente, perché il risvolto psicologico dei personaggi mi affascina tanto, soprattutto le ragioni che spingono le persone a comportarsi in un certo modo, i lati più oscuri del carattere. Vi consiglio di recuperare la recensione che ho fatto di questo romanzo perché ne parlo proprio nel dettaglio ed è un titolo secondo me che non dovete farvi scappare. Passiamo ora alla nota dolente di questo video, ovvero alle delusioni. In realtà non ci sono grandissime delusioni quest'anno, sono riuscita a identificare 3 libri da cui sono rimasta delusa perché, ahimè, tutte le altre letture che ho fatto sono state o nella media o mi hanno lasciata indifferente, che per me è un bel guaio. Non mi piace quando un libro mi lascia indifferente, perché vuol dire che non mi ha detto nulla e quindi sostanzialmente che io ho perso tempo. Parlando di autori ungheresi, la prima grande delusione è stata Le braci di Sándor Márai. Edito da Adelphi, è un libro di cui ho sentito parlare ovunque e benissimo e io invece non sono riuscita ad apprezzarlo, anzi mi ha un tantino anche annoiata. Si tratta di un monologo, in pratica il protagonista è una persona ormai anziana che ripercorre un po' quella che è stata la sua vita, in particolare la sua grande amicizia con una persona, il grande amore con una donna e poi questo sentimento di essere stato tradito. Sono sentimenti comunque universali, perché penso che ogni persona si sia sentita tradita da qualcuno a un certo punto della propria vita, o che abbia avuto un legame fortissimo con qualcuno che poi si è sciolto nel tempo e magari ripercorrere quei momenti. Però ho trovato tutto abbastanza fumoso, non lo so, non è riuscito a dirmi granché. E mi dispiace perché ne avevo sentito parlare molto bene, ero quindi contentissima che piacesse tanto questo autore ungherese, ma il mio primo approccio con lui è stato un fallimento. Sono stata anche delusa da C'è un cadavere in biblioteca di Agatha Christie, edito da Mondadori. È un libro che, per carità, è come altri romanzi della Christie che vedono per protagonista Miss Marple. Il problema che ho avuto io con questo romanzo è che non ricordo quasi nulla di quello che ho letto ed è preoccupante. Non è riuscito a lasciarmi quel qualcosa in più che mi lasciano in genere tutti gli altri romanzi della Christie, l'approfondimento anche culturale, le dinamiche fra i personaggi, l'indole umana che spesso è cara ai personaggi di Miss Marple o di Poirot. Non lo so, non mi è piaciuta molto Miss Marple in questo romanzo, è stata una lettura di intrattenimento per passare del tempo, ma come vi dico non mi ha lasciato nulla, cioè sono rimasta proprio delusa da questo, perché più ci penso e più mi dico, ma che cosa ho letto? Ed è una cosa che lì per lì non l'ho capita, perché leggendo il libro mi è piaciuto. Con il passare del tempo mi sono accorta che in realtà è come se non l'avessi letto e mi dispiace tanto, perché Agatha Christie è comunque una delle mie scrittrici preferite, però forse mi aspettavo qualcosa in più o forse l'ho trovato nella media e sono sconvolta che la mia autrice preferita abbia scritto qualcosa che è nella media e che non abbia superato se stessa, non so, sembra che sto facendo un giro di parole strano, però sono sinceramente delusa da questa lettura. Infine, un altro libro che mi ha delusa, che aveva secondo me delle premesse formidabili, è Cristiani di Allah, di Massimo Carlotto, edito da Edizioni EO. Questa storia si presentava come un'avventura ambientato in Algeria, si parla di corsari, amori proibiti. Un'ambientazione secondo me particolare e diversa, di cui sono sincera non conosco granché, ero poi affascinata dall'aspetto dei corsari, insomma mi aspettavo una vera e propria avventura, invece non sono riuscita nemmeno a terminarlo questo libro. L'ho trovato piatto, piatto, non sono riuscita ad entrare nella storia, non è riuscito ad emozionarmi o intrattenermi, mi sono semplicemente annoiata e mi sembrava di leggere tipo il resoconto di una cosa che è successa, no? Un elenco di avvenimenti che si sono susseguiti. Non ho trovato carica, non ho trovato nemmeno profondità nei personaggi, un approfondimento, non lo so, li ho trovati piatti e la storia
per niente coinvolgente. Quando secondo me, viste le premesse della storia, no? Parlando di corsari, amori proibiti, insomma, queste cose, ti aspetti qualcosa di sicuramente coinvolgente. E per me non è stato, magari l'ho iniziato a leggere in un periodo particolare, magari non era la lettura giusta al momento giusto, magari mi ero fatta delle aspettative diverse dalla realtà. Fatto sta che mi è dispiaciuto perché puntavo molto su quel libro. Questi erano quindi i miei libri preferiti del 2018 più le mie, ahimè, delusioni. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono stati i vostri libri top di quest'anno, se avete notato magari un genere che è prevalso sugli altri. In generale, che cosa vi è piaciuto di più leggere quest'anno? Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!